Salve a tutti amici di Spazio Tech, sono Fulvio e siamo qui oggi con una grandissima anteprima. Realme ha da poco presentato il nuovissimo dispositivo Realme GT. Già dal nome GT, che richiama proprio le macchine da corsa, questo smartphone è uno smartphone pensato soprattutto per le prestazioni e dedito soprattutto al lato gaming, capace di soddisfare tutte quelle che sono le nostre esigenze per usufruire dei giochi alla massima risoluzione e alla massima potenza. Andiamo a vedere innanzitutto all'interno della confezione cosa troviamo. Troviamo il classico libretto per le istruzioni con all'interno una cover in silicone che non è presente in questa variante per la stampa, un cavo USB-C e un alimentatore Super DART da ben 65 watt. Ma andiamo a vedere il nostro smartphone e perché Realme ha dato questo nome GT. Bene, ha presentato una versione del Realme in questa colorazione che potete vedere è in similpelle gialla con questa banda in vetro nera che va a richiamare proprio le macchine da corsa e quindi questo dispositivo è pensato proprio per correre sulle prestazioni. Infatti troviamo una scheda tecnica totalmente al top. Ovviamente per chi non è attratto da questa colorazione saranno presenti colorazioni classiche come il nero e come il blu. Quello che mi è piaciuto di questo smartphone appena preso in mano è soprattutto la maneggevolezza. Non arriviamo ai 16 cm di altezza, ma soprattutto pesa solo 185 grammi, quindi si utilizza benissimo ad una mano. E questo smartphone, come detto, arriva con una scheda tecnica davvero da top di gamma. Abbiamo uno Snapdragon 888, tagli da 8 e 12 GB di RAM, con memorie interne da 128 e da 256 GB UFS 3.1. Il resto è tutto al top. Abbiamo un Wi-Fi 6, abbiamo un Bluetooth 5.2, abbiamo una batteria da 4500 mAh, una ricarica da 65 watt che ricarica in niente il nostro smartphone da 0 a 100 in circa 35 minuti. E tutte le altre caratteristiche che ci si può aspettare da uno smartphone troppo top di gamma, ma soprattutto in una fascia di prezzo che dovrebbe essere quella tra i 499 e i 599 euro a seconda dei tagli di prezzo. Non abbiamo ancora specifiche sul prezzo ufficiale, ma con l'evento di oggi sapremo appunto il prezzo ufficiale di questo smartphone. Questo smartphone è davvero da prendere in considerazione, dato che arriva anche con un display OLED da 120 Hz, davvero di ottima fattura, con ottima luminosità e con dei colori che non slavano, ma soprattutto senza difetti alle minime luminosità. Come potete vedere, lo smartphone è davvero fluidissimo, non abbiamo nessun tipo di lag e questo smartphone arriva con la ColorOS, cioè la Realme UI 2.0, che è basata sulla ColorOS, che ormai abbiamo imparato a conoscere, che sta diventando un software davvero completissimo, che sta dando filo da torcere a tante aziende sul mercato. Questo smartphone arriva appunto con una batteria da 4500 mAh e parlando di autonomia posso dire che con un utilizzo non troppo stress questo smartphone copre tranquillamente tutta la giornata, ma se abbiamo problemi, abbiamo bisogno di dare una carica al nostro cellulare, ci viene in aiuto la super ricarica da 65 watt che cambia totalmente le nostre abitudini di ricarica come abbiamo visto già su altri top di gamma e non fa sì che una durata non eccessa della batteria penalizzi l'utilizzo di questo smartphone. Parlando invece di quella che è la fotocamera, abbiamo una fotocamera incastonata sulla parte del display in alto a sinistra da 16 megapixel, una fotocamera principale da 64 megapixel e altre due, una fotocamera grandangolare da 123 gradi e una fotocamera per lo zoom 2x. Andiamo a vedere come scatta le foto questo smartphone. Vi posso già anticipare che scatta delle ottime foto con tanta luce, questo è un ritratto a mio fratello. E questa è una foto con la modalità notte, era totalmente scura e come potete vedere la foto non è venuta assolutamente male. Dove pecca un po', diciamo, sono le foto con delle luci un pochino intermedie, come per esempio un pochino dopo il tramonto. Come potete vedere la foto ha gestito bene i colori, ma i dettagli si vanno un pochino a perdere. Mentre quello che mi ha impressionato tanto sono le foto macro, ma soprattutto i video. Ha una qualità video davvero ottima. Come potete vedere, la qualità video, questo è il compleanno di mio nonno, ed è davvero eccelsa. Sembra davvero di fare dei video davvero quasi top di gamma. L'unica cosa difettosa dei video è che l'audio catturato non è di altissimo livello, ma per uno smartphone che fa delle prestazioni, il suo fiore all'occhiello è una fotocamera totalmente sufficiente. Ha un ottimo display, quindi possiamo godere soprattutto di file multimediali, ma quello dove voglio arrivare è proprio la parte gaming. Andiamo ad aprire ad esempio Call of Duty, che è un gioco abbastanza pesante. Abbiamo la possibilità di gestire il menu da gaming per tutte le varie impostazioni, notifiche e overclocking del processore.
Avete visto come il gioco si è avviato in una maniera davvero fluidissima? Io ho impostato il display in adattivo, quindi capirà lui quando usare il display in modalità 60 Hz o in modalità 120 Hz. Vi dico nel frattempo che si carica la partita, che questo smartphone arriva con il processore 888 e quindi abbiamo un chip 5G integrato. E la ricezione del telefono è davvero ottima e anche in chiamata non ho avuto nessun tipo di problema e il sensore di prossimità lavora veramente in maniera eccelsa. Quindi gran lavoro da parte di Realme. Ma vediamo un po' la grafica di questo smartphone e come è fluido nel movimento. Anche l'audio è stereo ed è davvero ottimo. Come potete vedere, è davvero fluidissimo. Ho giocato a Real Racing, ho giocato a Call of Duty, ho giocato a Combat Arena e questo smartphone mi ha dato tantissime soddisfazioni. E stranamente, da un processore del genere siamo abituati che dovrebbe scaldare un pochino in più. Sono un po' imballato con la fotocamera davanti, non mi dite niente, ma era solo per farvi vedere come girano appunto i giochi. Quindi è uno smartphone davvero prestantissimo e sono davvero curioso di vedere come Realme supporterà questo smartphone con aggiornamenti vari, dato che è uno smartphone top di gamma. È anche molto compatto, cosa che è davvero raro vedere in questo 2021-2020. Quindi, che dire, questa è stata una prima impressione, una veloce recensione di questo Realme GT. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo smartphone. Io sono Fulvio per Spazio Tech, noi ci vediamo alla prossima recensione.